nuovo maggiolino, vecchio infotainment. L'abbiamo già visto sulla gamma Tiguan, per esempio, quindi è l'infotainment classico del gruppo Volkswagen. L'abbiamo visto anche su Skoda. Cosa comprende? Allora, prima di tutto la radio con le due bande AM e FM, ovviamente, possibilità di visualizzare tutto l'elenco emittenti grazie all'RDS, possibilità di memorizzare varie bande, quindi varie stazioni. È un infotainment modulare. Di base c'è questo, poi si può aggiungere il navigatore, si può aggiungere il Bluetooth, che in questa versione non c'è, si può aggiungere anche, grazie alla presa posta qui nel cassettino, una serie di cavetti sia per l'USB, che noi non abbiamo, sia per l'iPhone o l'iPod. iPhone e iPod però supportati fino al 4S, perché iPhone 5 non supportato, Volkswagen non ha ancora fatto il cavetto apposito per il collegamento. Poi abbiamo la possibilità di inserire qua sotto una memoria con MP3, quindi una SD, e la fessura per CD oppure DVD. Legge anche i DVD video, quindi potete vedere, ovviamente se siete fermi, i film, se no potete solamente ascoltare l'audio. Qua c'è il tasto phone, giusto per le espansioni che dicevo prima. In questo caso, non avendo il Bluetooth, mette semplicemente in muto il sistema. Se andiamo in col pulsante media, abbiamo qua in alto le varie sorgenti. Sono 4 CD, in questo caso lo sta leggendo perché l'abbiamo inserito, SD, quindi la possibilità di leggere gli MP3 dentro la scheda di memoria, hard disk, perché possiamo convertire i CD e copiarli nell'hard disk. 30 giga ci sono a disposizione dell'utente, quindi tanta musica se non vogliamo avere supporti esterni, o MDI, che è la presa che vi ho fatto vedere prima. Per quanto riguarda la navigazione, possibilità ovviamente di visualizzare le mappe, di zoomare o meno la barra. La cosa comoda è che mentre sono in navigazione posso andare a cambiare traccia in base alla sorgente che stavo ascoltando prima. Se andiamo in nav possiamo inserire una nuova destinazione oppure andare nelle destinazioni precedentemente memorizzate, decidere il percorso, gestire che cosa utilizzare o meno rispetto all'autostrada, rispetto ai traghetti, eccetera eccetera. Possiamo anche visualizzare tramite il TMC le notizie sul traffico. In questo caso siamo in una zona senza particolari problemi di traffico, quindi non ci dice nulla. Andiamo a vedere le ultime destinazioni, ne mettiamone una a caso. Il navigatore adesso calcolo degli itinerari in corso, calcolerà ben 3 itinerari tra i quali noi potremmo scegliere. La navigazione è abbastanza buona, non abbiamo contiene tratti di strada a pedaggio mai avuto problemi. Gli itinerari sono sempre stati calcolati in maniera intelligente. Come vedete qua possiamo scegliere tra i 3 itinerari disponibili. Proviamo a scegliere il primo. Nel frattempo torno nella funzione media per farvi ascoltare effettuare un'inversione di marcia. Quando il navigatore ha finito, farò ascoltare come si sente. Allora, i bassi sono potenti, prepotenti, si sentono bene. Quando però si va oltre i 2/3 di volume, iniziamo a percepire delle distorsioni. Ovviamente possibilità di regolare gli alti, i medi, i bassi. Noi l'abbiamo già equalizzato prima di fare questa prova. Il balance, l'impostazione del volume in base alla velocità, il volume del navigatore, dei messaggi sul traffico. Per quanto riguarda invece il setup, vi faccio vedere i vari menu così da farvi rendere conto di come funziona la logica anche di funzionamento di questo infotainment, che ha un display di circa 6 pollici e mezzo, è touchscreen, non è capacitivo e resistivo, bisogna premere abbastanza sul display per gestire l'input, la possibilità di avere cartina in 2D o in 3D, e c'è anche la possibilità di andare a selezionare eventualmente i poi che vogliamo visualizzare sul display. Qua, come dicevo prima, la possibilità di decidere il formato di visualizzazione del DVD per un infotainment che purtroppo non ha il pulsante di selezione della sorgente sul volante. Per il resto nulla da dire, se non che è modulare, e quindi per avere un infotainment completo dovrete aggiungere parecchi optional.